arriviamo alla parte che a me piace di più. Abbiate pazienza, però appunto io vengo da questo mondo qua. Come il diritto d'autore può dar fastidio ad un archivista, potrebbe essere il titolo di questa parte della lezione. Può rompere le scatole ad un archivista. Innanzitutto capiamo bene che cos'è il diritto d'autore, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con la privacy, cioè iniziamo a dare le definizioni per capire di cosa ci, in che campo ci stiamo muovendo, perché non è così scontato. Allora, il diritto d'autore si occupa di, come vedete nella prima riga della norma, opere dell'ingegno di carattere creativo. Prima ve l'ho già accennato, no? Scatta il diritto d'autore quando c'è carattere creativo, quando c'è un'opera creativa. Che cosa sia un'opera creativa? Adesso facciamo qualche riflessione insieme. Quindi sono protette ai sensi di questa legge. Allora, la legge è la 633 del 41, che è la legge sul diritto d'autore italiano. È una legge che ci portiamo dietro da un bel po' di anni, come vedete è più vecchia della Costituzione, però ovviamente non è uguale a se stessa. Dal 41 è stata più volte modificata, quindi è ancora abbastanza utile e anche ben fatta, però insomma è sempre comunque una legge che ci portiamo dietro da quegli anni. Allora, sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Quindi una definizione che qua è abbastanza ampia, perché? Perché in realtà fa un elenco dei principali campi della creatività umana, però poi dice qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, quindi lascia molto campo anche qui alla, ad esempio, evoluzione tecnologica. Cioè il legislatore del 41 aveva già pensato che con l'avanzare della tecnologia si sarebbero poi anche evolute le forme di creatività. Infatti la creatività che abbiamo oggi, che è tendenzialmente una creatività multimediale, potremmo dire, no? Un sito web, un gioco elettronico, un'opera appunto di grafica multimediale, non è nulla di queste cose, ma è un po' tutte queste cose insieme, no? Perché c'è un sito web dentro, letteratura, grafica, musica in alcuni casi, o cinematografia se ci sono dei video, no? Il secondo comma, il secondo paragrafo, come vedete, è stato aggiunto successivamente, cioè il legislatore del 41 non si poteva all'epoca immaginare il software e le banche dati, e quindi questa parte è stata aggiunta successivamente negli anni 90. Sono altresì protetti, quindi ai sensi del diritto d'autore, i programmi collaboratori con opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. So che a voi archivisti questa cosa farà un po' specie, però fate caso al fatto che venga equiparato il software all'opera letteraria. L'avete notata come cosa? Cioè dice che sostanzialmente il software viene trattato come se fosse un'opera letteraria. In realtà c'è un motivo tecnico. Provate a pensare perché. Cioè perché ha equiparato il software a un'opera letteraria e non a un'opera della cinematografia o dell'architettura? Perché è codice. Perché è codice, esatto, risposta esatta. Il software si scrive. Il software si scrive come si scrive un testo tecnico. Provate a guardare lo schermo di un vostro amico, collega informatico, è pieno di testo. Gli sviluppatori scrivono un sacco di testo. Ed effettivamente quello che rileva dal punto di vista della creatività, cioè quello che noi avvocati andiamo a valutare quando c'è una causa di plagio su un software o di contraffazione di software, è il codice sorgente, cioè il codice con cui lo sviluppatore ha sviluppato effettivamente il software, e non tanto l'interfaccia grafica con cui è stato sviluppato, con cui poi appare il software all'utente. Ok, attenzione a questa distinzione, perché ci aiuta già a capire come si ragiona nel diritto d'autore per individuare il carattere creativo. Quindi carattere creativo è ciò che denota una attività creativa vera e propria dello sviluppo del creativo, dell'autore. Ok, rimanendo sull'esempio del software, quante applicazioni ci sono per lo smartphone per fare, che ne so, ritagliare le foto? Ritagliare e schiarire le foto, no? Ci sono 6.000 di applicazioni, alcune ce le troviamo già installate nel cellulare, e a volte ci teniamo quella, a volte scarichiamo l'applicazione che invece fa qualcosa in più. Però le 5-6 funzioni basiche delle applicazioni sono uguali per tutte le applicazioni e hanno anche lo stesso loghino, no? Il ritaglino, lo schiaritore, il contrasto. Se noi andassimo a guardare l'interfaccia grafica, tutte queste applicazioni si sarebbero copiate l'una con l'altra, ci sarebbe un problema di copyright legato all'interfaccia. In realtà quello che rileva non è tanto l'interfaccia, ma è come sotto l'applicazione è stata sviluppata, cioè il codice sorgente con cui è stato sviluppato. Quindi comincia a farvi capire questo esempio
come ragione il diritto d'autore per individuare il carattere creativo, cioè l'attività creativa. Occhio che poi alla fine dice le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Come vi spiegherò nella parte successiva, quella sul diritto sui generis, quella sul diritto delle banche dati, il diritto d'autore italiano anche qui fa una distinzione tra banche dati creative e banche dati non creative, e a seconda che siano creative o non creative viene applicata una tutela diversa. Quelle creative sono molto più tutelate e quelle non creative sono meno tutelate. Ne parliamo dopo, quindi trattenetevi un attimo dal dubbio. La seconda norma, articolo 2, sempre della legge sul diritto d'autore, ci fa un elenco un pochettino più dettagliato di quelle forme di creatività che ha già citato nell'articolo 1. Cioè ci dice che ci sono per il diritto italiano 10 categorie, vedete, sono due slide, 10 categorie classiche delle opere creative. Cioè, quindi queste sono più o meno le cose che voi dovete, queste due slide dovete andare a verificare tutte le volte che vi viene il dubbio se nel vostro archivio ci sia un problema di diritto d'autore o meno. Ok? Cioè per sapere se nel vostro archivio ci sono opere creative in senso proprio e quindi tutelate dal diritto d'autore, dovete essere uno di queste 10, tendenzialmente. Poi possono esserci dei casi eccezionali, però tendenzialmente sono queste, e sicuramente alcune saranno chiaramente nei vostri archivi. Quindi opere letterarie, drammatiche, scientifiche, chi ha un archivio storico ovviamente ha detto opere letterarie, perché anche un epistolario, no? Lettere di Tizio a Caio, lettere del sindaco di Trento del 1718 al vescovo, che non erano opere letterarie nel senso con la L maiuscola, perché non erano destinate alla pubblicazione, però sono opere, sono documenti che possono essere poi oggetto di studio, quindi diventare una pubblicazione, sono opere, tutti gli effetti opere letterarie, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatiche musicali e le variazioni musicali costituenti per sé opera originale, le opere coreografiche pantomimiche, ecco, questo non penso che in un archivio possano rientrare, però perché no, l'archivio di un'accademia d'arte, di un conservatorio, perché no. Le opere della scrittura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, dell'arte figurativa similare, compresa la scenografia. Qua immagino che ci siamo in pieno, perché l'Accademia di Venezia, che ha l'uomo vitruviano, quello lì è un disegno di Leonardo, che appunto è un documento d'archivio, che in teoria non ha più un diritto d'autore, però ha il famoso diritto dei beni culturali che vi ho citato prima, e siamo pienamente in questo esempio. I disegni e le opere dell'architettura, poi Fondazione Gentilini si occupa di opere ingegneristiche, però in realtà a volte le due cose si sovrappongono, però i disegni e le opere dell'architettura, soprattutto quando parliamo di architetti molto famosi, pongono un problema di riproduzione non da poco. Perché? Perché poi quando ci andiamo ad approfondire le norme sull'architettura, non lo facciamo oggi perché non ce la facciamo, però se andate a vedere, dice che le opere dell'architettura sono tutelate nelle loro riproduzioni in senso ampio. Quindi le foto del muse, le foto che voi fate passando dal marciapiede, hanno comunque un diritto di Renzo Piano a non essere diffuse. Poi, per fortuna, ci sono dei casi in cui se lo si fa a scopo personale, allora te lo lasciano fare, ma tecnicamente, formalmente, c'è un diritto anche sulla foto fatta al muse esternamente, ok? O al, che ne so, il viadotto, quello che c'è sulla 1, quello di Calatrava, no? Quello sulla 1 all'altezza di Reggio Emilia, se andate a cercare sul sito del comune, e lì anche lì fa ridere, perché voi dite, cacchio, ma io ci sto passando, quindi lo vedo per forza, magari mi fermo a fare una foto, quella foto oggettivamente ha un copyright del signor Calatrava, il quale, se andate a cercare appunto sul sito del comune di Reggio Emilia, ha ceduto per contratto questo diritto esclusivo al comune di Reggio Emilia. Quindi l'autorizzazione a riprodurre quell'opera d'architettura anche con un mezzo fotografico la dovete chiedere al comune. Poi su questa pagina vi dicono che se è a uso personale di ricerca non dovete chiedere nulla, però se siete ad esempio una agenzia fotografica anche a livello locale, che però fa attività di business, fa classiche foto del matrimonio, no? Voglio un'ambientazione un po' particolare, le voglio fare lì. Visto che lì c'è solo lucro, perché il fotografo si fa pagare poi per il servizio, devo compilare questo modulo che trovo sul sito del comune di Reggio Emilia, e Reggio Emilia mi può dire sì o no e dirmi anche quanto devo pagare per avere la possibilità di andare a fare le foto.
al di là dell'occupazione del suolo pubblico, che è una cosa separata, tiene al diritto amministrativo. Qua siamo proprio nella proprietà intellettuale pura. Ok? Vabbè. Sì, vi ho fatto l'esempio un po' fantasioso, dubito che, però se c'è un riccone che vuole le foto del matrimonio lì, penso che abbia i mezzi per convincere il comune, mezzi economici per convincere il comune di Reggio Emilia a chiudere la strada e fargli permettere alle 6 del mattino magari di fare il set fotografico. Chiuso il discorso, poi magari non succede. Comunque, punto 6, le opere dell'arte cinematografica muto sonora. Quindi, vabbè, anche qua non devo spiegarvi che cosa sono opere dell'arte cinematografica. Ecco, arriviamo a un punto che immagino per voi sia molto molto delicato. Le foto che avevamo là non le abbiamo portate qua, quelle highlight, vero? Però l'hanno viste. No, era per farlo vedere come... Vabbè. Le opere fotografiche e quelle espresse con un procedimento analogo a quello della fotografia. Vedete che qua il legislatore del 41 aveva già pensato che la fotografia si sarebbe evoluta, no, rispetto a quella che era nel 41. Cos'era? La fotografia del 41 aveva ancora le lastre, probabilmente, i negativi sull'asse. Poi pian piano si sono evoluti arrivando ad una fotografia che è quella attuale, che in realtà non è neanche più un supporto vero. Cioè sì, il supporto è la memoria su cui va a incidersi subito l'informazione digitale, no? Ecco, la norma, allora, fino al punto 7 era la norma originaria, cioè era la norma del 1941. Poi sono stati aggiunti il punto 8, 9 e 10. I programmi per l'elaboratore, il punto 8, le banche di dati e l'ultimo, le opere del design industriale. Tutti questi nuovi punti, e quindi tutte le innovazioni legate alla tutela del software, delle banche dati, all'interno della nostra legge, sono tutte figlie di direttive europee. Perché? Perché dagli anni 90 in poi la materia del diritto d'autore è diventata competenza esclusiva del diritto dell'Unione Europea, e quindi le grosse innovazioni da quegli anni lì, dai primi anni 90 in poi, sono tutte a volte anche un banale copia e incolla delle direttive. Cioè, le norme, ad esempio, sulle banche dati, in alcuni casi sono sempre proprio veramente copia e incolla della direttiva. Ok? E quindi, punto 8 dice, i programmi, guardate cosa dice, così conferma quello che dicevamo prima. I programmi per l'elaboratore, in qualsiasi forma espressi, perché originali, con il risultato di creazione intellettuale dell'autore, restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base della sua interfaccia. Quindi non è che viene tutelata l'idea, mi viene tutelata come lo sviluppatore ha effettivamente sviluppato e messo sotto forma di codice quell'idea, perché sennò avremo un software per ogni funzionalità. Invece, per fortuna, viva Dio, c'è un po' di, in realtà non è che ci sia tutto questo pluralismo, perché basta pensare ad AutoCAD, no? Nel mondo degli ingegneri e degli architetti non è che hai tutta questa scelta, no, al massimo puoi scegliere la versione, quello più aggiornato e quello un po' meno aggiornato. Però vabbè. È interessante che dica invece che il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la presentazione del programma stesso, cioè i diagrammi e gli schemi che gli sviluppatori realizzano prima di andare a scrivere il software, quelli sono tutelati dal diritto d'autore, perché quelli sono già denotano una scelta creativa. Ok, capite? Ve lo dico perché vi aiuta a iniziare a entrare nell'ottica di cosa sia creativo. Punto 9, le banche di dati, di cui al secondo comma l'articolo 1 è intesa come sostanzialmente qua ci dà la definizione di banca dati, che credo che a voi interessi, perché l'archivio di per sé è una banca dati, okay? Anche la biblioteca e il museo vengono usati come esempi di banca dati vivente, no? La biblioteca, un museo sono banche dati a tutti gli effetti, perché c'è una classificazione, una raccolta, vedi? Intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Quindi la banca dati non è necessariamente quella che noi fruiamo attraverso il terminale, anche quella del vecchio, come si chiamava, il cassettone che c'è nelle biblioteche quando andavo io alle medie, in cui andare a cercare o per autore o per titolo, no? Okay. E penso che a voi sia nota questa cosa, perché gli archivi ancora molti sono analogici e fisici. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. Cioè, ci sta dicendo che se realizza una banca dati, che sia creativa o meno, i diritti delle opere in essa contenuti vanno su un binario separato. Cioè, se io faccio una banca dati di fotografie, io come costitutore della banca dati ho il diritto sulla banca dati, cioè sulla scatola vuota, ma le singole fotografie rimangono diritto dei singoli fotografi. Quindi io, per distribuire la banca dati come tutt'uno, devo farmi dare dai fotografi le liberatorie, ok? Quindi sono due livelli separati, la banca dati, cioè la scatola vuota, e il suo contenuto, che siano più o meno creativi, poi lo vediamo dopo.
E infine, vabbè, non penso che a voi interessi, le opere del design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. È l'unico caso, questo è interessante, in cui oltre al carattere creativo la legge italiana richiede il valore artistico, che è una cosa ancora più raffinata e soprattutto ancora più, come dire, soggettiva. Perché, che ne so, questo tavolo, ecco, questo tavolo, magari qualcuno mi dice, ma sai, questo tavolo è un tavolo di design elevato e quindi ha valore, non credo, adesso è una battuta, però se questo tavolo fosse stato fatto nel 1925 sarebbe stato così innovativo come design per cui probabilmente l'avremmo al museo al Centre Pompidou di Parigi come esempio, e quindi in quel caso diventa opera creativa, cioè il progettatore di un tavolo che non aveva fatto un'opera creativa ma aveva fatto un tavolo, magari più innovativo della norma, della media, ma voleva fare un tavolo destinato alla produzione industriale magari, però ha avuto un impatto così forte sul mondo della creatività del design in quell'epoca, per cui dopo l'opera diventa a posteriori riconosciuta come opera creativa artistica. Voi direte, cacchio, ma qui allora non usciamo via perché lo sapremo dopo. Eh sì, cioè il diritto d'autore non funziona così, non è che avete un crisma a priori da qualcuno che dice quest'opera è creativa e quest'opera non è creativa. Purtroppo si deve valutare secondo dei parametri che sono dati dalla giurisprudenza. E dopo lo vedremo con le foto, la parte sulle fotografie ce lo spiega bene, perché anche lì abbiamo delle indicazioni della giurisprudenza, ma non avremo mai la certezza 100% che una fotografia sia intesa creativa o non creativa fino a quando si va di fronte al giudice a litigare e il giudice ci dice sì, è creativa o non è creativa. Questo purtroppo il diritto funziona così. È una scienza non perfetta e... Ed è nata così e rimarrà così. Vabbè, questa slide non mi spaventa, è solo per farvi vedere quanti sono i cosiddetti diritti d'autore, cioè questi qua sono tutti i diritti contenuti all'interno della legge sul diritto d'autore italiana. E mi interessava farvi vedere più che altro l'organizzazione ad albero di questo schema, no? Il fatto che ci siano dei diritti che sono di tipo personale, i cosiddetti diritti morali d'autore, e i diritti di tipo patrimoniale, che sono quelli che invece servono agli autori per remunerarsi, no? Avere un compenso per le copie, le riproduzioni, le utilizzi delle loro opere. Però ecco, non possiamo andare così tanto nel dettaglio, prendetela così, questo è un po' lo schema, però vedete che quelli nella colonna, diciamo, in mezzo, i diritti esclusivi di utilizzazione economica, sono quelli che durano 70 anni dalla morte dell'autore. Ok, dopo ho delle slide sul pubblico dominio, ne parliamo meglio, però quelli sono quelli che scadono dalla morte dell'autore. I diritti connessi, quelli di là, invece scadono da, hanno durate diverse, alcuni 20, alcuni 50, alcuni 70, e questo termine si calcola non dalla morte di qualcuno ma dalla data di pubblicazione. Però anche lì, cioè, per dirveli tutti dovremmo perdere due ore solo su quello, prendetela per adesso così. Là in fondo a destra vedete il diritto sui generis. Vedete che è un diritto separato? Cioè non potevo metterlo in nessuno di questi tre grandi categorie. Perché? Perché è un diritto appunto per definizione sui generis, e dopo ne parliamo meglio. Questa slide la utilizzo per spiegare un po' il funzionamento del diritto d'autore, no? È un istituto giuridico che potremmo definire